Ciao belve, io sono Guada. Io sono Matte. E io sono Rudos. Benvenuti al Carmageddon. Signori miei, benvenuti. Oggi si torna alle origini, perché sì, chi ci conosce da molto tempo sa che uno dei nostri primi video fu quello di testare la resistenza di una vettura, in quel caso fu una panda, tramite il lancio di oggetti da innumerevole altezza. Quest'oggi siamo qui, siamo tornati per ripetere questo test, ma in maniera molto più maschia. C'è di nuovo la panda, ci siamo di nuovo noi, però ci sarà molta più altezza, quindi vediamo, siamo molto carichi. Altezza di ben 25 metri, raggiunta grazie al super cestello di Marzocchini. Vi lasciamo il link in descrizione perché ce l'ha prestato per questo incredibile video. Grazie, un applauso veloce per Marzocchini. Grazie Momo. Grazie, grandissimo. Momo. Grazie Momo. La novità che caratterizza questo contenuto rispetto a quello vecchio sarà il peso specifico degli oggetti che lasceremo andare sulla nostra panda. E dato il peso elevato di questi oggetti, abbiamo chiesto aiuto a una persona che di pesi se ne intende. A una figura mitologica che ci aiuterà... Danny, ma cosa ci fai? Issatemi, belve! Devo distruggere e scagliare! Grande! Dio del tuono! Io, nessuno ha visto niente. Per forza, arrivo salve. Tramite il fulmine. Salve. Grazie. Salve, carissimo. Grazie. Benvenuto. Grazie. Rega, come al solito mi preme dirvi che le parole non fanno danni alla macchina da sole. E quindi direi di cominciare. Ma prima, un minuto di pubblicità. Come sapete ragazzi, negli anni abbiamo comprato un sacco di auto, sia per i video che come nostre personali. Ma come facciamo a sapere che non abbiano mai problemi e che siano perfette? Utilizziamo l'applicazione Car Vertical. Car Vertical è un'applicazione che vi consente di controllare lo storico di qualsiasi vettura e scoprire eventuali difetti che non sono menzionati nei normali annunci di vendita, in maniera tale da continuare l'acquisto di una vettura in totale tranquillità. Ma adesso cominciamo col vedere come funziona l'applicazione stessa. Facciamo un report su questo Porsche Cayenne, una macchina presa completamente a caso tramite l'inserimento della targa, e possiamo vedere diversi tipi di utilizzo dell'applicazione. Possiamo controllare se il veicolo è stato rubato, e qui risulta che non c'è stato nessun tipo di problema a livello di furto, sia in Repubblica Ceca che in Romania, che in Lituania, in Canada, Ungheria. Quindi diciamo che in un sacco di paesi viene analizzato questo dato. Poi si passa al chilometraggio. Come possiamo vedere c'è una linea molto regolare, quindi non ci sono state né manomissioni né problematiche a livello di chilometraggio, che è molto importante quando si va ad acquistare un veicolo. Proseguiamo con l'analisi. È molto importante la questione dei danni pregressi, quindi incidenti che poi ovviamente con la macchina rimessa a posto non vengono visualizzati ovviamente dall'utente finale. Qui abbiamo danni molto ingenti sulla parte anteriore. Come possiamo vedere dalle foto, questo Cayenne ha avuto un incidente veramente poderoso sull'anteriore. E esattamente nel 2018, quindi si può vedere anche l'anno dell'incidente e di conseguenza le foto di come è stato ripristinato. Quindi tutti dati veramente molto molto importanti quando si va ad acquistare una vettura usata. I dati forniti sono garantiti al 100% e provengono dalle informazioni di addirittura 20 paesi diversi. A questo punto correte in descrizione, perché lì troverete il nostro link personalizzato grazie al quale otterrete uno sconto del 10% sul servizio. Fossi in voi ragazzi, usufruirei subito di questo servizio, perché è davvero davvero eccezionale e a noi ci ha svoltato tutti i nostri acquisti. Ma detto questo, torniamo al video. Ok, siamo assicurati, rinforzati, elmettati, e adesso cominceremo la salita. E il primo oggetto che scaglieremo su questa povera creatura è un cubo di granito sale e pepe. Peso stimato? Ma io credo che sia un chilo e due, un chilo e mezzo. Assaggia. Chilo e mezzo. Ok. Saliamo. Addio. Oh santo cielo, oh santo cielo. Oh no, io voglio andare giù. No no, oh, a posto così. Buona buona, meglio. Orco santo. Era se palla. Boh, loro mi dicono già di fermarmi, ma non siamo neanche a 6 metri qua. Fai su di 2 metri ancora e lasciamo no, il porto. No, ma andate a fanculo. Orco, oh oh. No no. Oh. Prima l'ho fatto io, ma non ci salgo più. Io vi assicuro che da sotto non sembra, ma è allucinante quando si è su. Oh. Attacco aereo! Attacco aereo! Allora, cominciamo con il cubo! Primo tentativo, signori. Chiaramente, ragazzuoli, questo lo stiamo facendo perché nel caso foste, capito, parcheggiati con la vostra macchina e dovesse cascare qualcosa da un balcone, vediamo cosa succede alla vettura. Cioè, tutto un test con un senso, sappiatelo. È il momento di lanciare il Tesseract. Io sono pronto per scagliare! Che sì, lanciando la mazza! No, però è solo la vernice. No, solo la vernice. Ok, signori, il San Pietrino non fa praticamente nulla. Sono più ostinato io, mi fa meno male un San Pietrino in faccia. Più o meno siamo a 10 metri, ancora lontani dal braccio tutto esteso.
piatto esteso, rega, sono 25. Il martello verrà scagliato da quell'altezza. Se no, cosa siamo qui a fare, dai? È il momento. Del mattone? Sì, il mattone. Vado! Continua a piegare la lamiera. Però ha fatto un effetto strano. Continua a piegare la lamiera. Perché non ci sono. Ah no, ha preso esattamente il montante. Perché dentro c'è il montante che scorre in questa direzione. Niente male il tetto della panda, raga, bello. Terzo lancio, mazza. Stiamo assaggiando un pochino la superficie. Siamo pronti per lanciare la nobile mazza. Vado! Già buono, il tetto lo vedo già più in difficoltà. Adesso tocca a voi. Non facciamo subito 25 sberle. No, sì. Passa, fa 23 prima. Raga, proviamo ad andare un po' più in alto. Anche se lui si caga addosso, vediamo. Matte, c'è il suo cazzo, no, duro. Cioè, ha fatto allora, così sui comandi. Se finisce il diesel, come si fa a scendere? Ci sono 200 km di autonomia di diesel. Ma se finisce? Ma non finisce. Ma se finisce il diesel? Aspetta, dillo, diamo il punk. No, mi cago addosso. Ammetto i miei limiti. Spetta l'Olimpo, issati nel cielo. Sì, tocca i fulmini con il tuo cranio. Adesso iniziamo la nostra analisi dei danni. Allora adesso i nostri eroi, che sono andati un pochino più su di quanto eravamo io e il buon Danny, sono davvero i nostri eroi, avranno un obiettivo, ovvero quello di colpire e demolire il parabrezza. Prima sassolino. Quello che ha lanciato è il sassolino di prova per vedere se la distanza della cesta sulla macchina, e con il sassolino di prova a questa altezza ha già distrutto il cristallo. Incredibile. Porfidino, regà. No! Merda. Beh, l'hai preso comunque, eh. Allora, hai preso cristallo proprio a un centimetro dalla guarnizione e dal telaio, e hai comunque frantumato tutto. È stato salvato solo dal libretto dell'assicurazione. Vai col mattone, vai col mattone. Sì. Ha piegato tutta la lamiera, ha tolto il colore, ha fatto, credo che sia stato fermato dal blocco motore. Si è appoggiato sul motore, sicuro. Stiamo per lanciare la mazza. Forse devo andare un po' più verso la macchina, così no, devi no. Lanciare. Ce l'ho. Senti le strategie che si stanno dicendo. Sì. Sposta di qua, sposta di là. Mazza, rega. Ma comunque non centrandolo fa dei danni incredibili. Praticamente ha fatto scoppiare il cristallo piegando il telaio. Allora stiamo per fare il primo lancio del martello. Non subito, ma faremo il primo lancio del martello. Pieno. Siamo curiosi di vedere cosa succede alla macchina, ma soprattutto come viene ripreso con la GoPro attaccata al martello. Santo. Mamma mia, che peso! Vado! Sì. Vai, uomo! Bello dritto! Ah, ginocchio, uomo! Che successo, rega? Ma si è staccato il vetro dalla macchina! Rega! E qua siamo solo a metà del braccio. È meglio non essere in macchina quando torcela con voi. Allora raga, chiaramente non si vede, ma siamo ad altezza massima. Vieni, c'è anche Tony qua con me che mi sta facendo compagnia, perché altrimenti avrei le palle così, come quest'unghia. Guardate quest'unghia, guarda che piccolina. 25 metri, vai. Lanciamo il martello. E abbiamo fatto qualche lancettino di qualche sassolino di prova per centrare perfettamente, per fare in modo che il lancio del martello sia preciso il più possibile sul centro del tetto. Mi fa paura vederlo che prende. Oh santo cielo, si sbaglia. Guarda quanto balla! Esplosa letteralmente. Cioè, venite a vedere, fagli vedere questo profilo. Cioè, guardate come l'ha cancellata. Avete visto quanto ci ha messo ad arrivare giù il martello? No, 4 minuti.
Merda, cioè, non scendeva, non arrivava più. No, no, assurdo, assurdo. La palla è piegata a metà. Ragazzuoli, siamo rientrati dal cestello alto 25 metri. Devo dire la verità, da cagarsi nelle mutande, perché là sul cestello ogni minima cosa fa questo. È incredibile. Però terribile. Ti ho visto carico per tornare su con me adesso. Guarda, va bene così. Dai tuoi occhi si percepisco questo. Io percepisco dell'altro, ma va bene così. Senti, io, Danny, guarda quanto bene è bella. La gravità che ti fa sentire il suolo. Bella. Solo perché siamo abituati bella. A questo. Sono ammettiamo che... Però, scusate, noi ne valeva la pena di andare così in alto. È stato un momento incredibile. Ammettiamo che noi tre non ce la siamo sentita. Ci siamo fermati a un'altezza comunque dignitosa. Posso metterle in modo figurato? Sì. Mi hanno detto, Danny, perfetto, adesso dobbiamo testare il massimo dell'altezza con il martello. Ovviamente sei qua per questo. Eccoti il martello, vai su. Riassume. Mi dispiace, esatto, ma se lo volete testare dal top dell'altezza... Il Matthew che è del mestiere. Sì, sì, sì. Non si vede dal cappello, ragazzi. Esatto. Chiedo scusa, io non lo esatto. Però sto notando una cosa, che noi pensiamo di aver fatto male alla macchina, ma io vedo che c'è una parte della macchina che è ancora in tonso. È incolume. E sa perché guardo lei? Perché mi guarda? Vuole secondo me baciarmi? Lei ha le competenze per infliggere i danni necessari. Danno. Il decisivo. Sconquassare danno finale. Alla fine. È giusto danno che sia così. Dov'è? Con la mia gravità sono quindi disposto può, a tutto. Esatto. Quindi può... Finché sia giù... Cioè, ma in realtà adesso è anche difficile da tirare fuori. Non ci sono dei due che mi sono già piantato. Sì. Ok, allora andiamo, spostiamoci nella zona di lancio, viaggio. Qua è ancora tutto pulito, un attimo. Mi sistemo. Adagiato. Già rotto. Solo appoggiato. Ha già divelto. Ciao patatine, è stato un onore. E 3, 2, 1, e... Mamma come mi è piaciuta, come mi è piaciuta. Ancora, 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 ancora. Era una pelata easy. Duri, duri uomo. Vai su. Guarda con che sei. Oh! Incredibile. Guarda come sagoma bene. Sagomate. Guarda che sagomate. Si vede bene il quadro? I danni li abbiamo fatti. Ci vediamo in chiusura. Signori, siamo giunti alla fine di questo incredibile video barra test pazzesco. Un grande ringraziamento va a Danny per averci aiutato, perché se no non sarebbe mai stato possibile con questa pesantezza mostruosa. E da come abbiamo visto nel video è una grandissima cazzata. Ma grazie. Grazie. Ho apprezzato. Ho apprezzato. Grazie. Ho apprezzato. E un grande ringraziamento anche a X Park di Savignano per averci ospitato in questa magnifica locations. Un'area sicura dove fare cose non sicure. Dove oscillare senza morire. E ci tengo anche a ringraziare ulteriormente il martello di Thor, ragazzi, perché dopo averlo realizzato era un po' il mio sogno valorizzarlo in questo modo, con un video con Danny presente e i ragazzi, fare queste cose veramente eccitanti. E a proposito di martello, sappiate che abbiamo deciso con i ragazzi di regalarlo a uno di voi, proprio questo. Esatto. Selezioneremo il fortunato vincitore che si porterà a casa il martello fra i follower di Instagram di Carmageddon, vi lasciamo il link, e anche tra i follower del mio profilo in quanto creatore dalle fucine infuocate di Calderara di questa creatura. A questo punto non vi resta che iscrivervi al nostro canale e mettere like a questo video se non l'avete fatto, ma soprattutto nel caso in cui qualche bestia di voi non sia ancora iscritto al canale di Danny, andare a iscriversi. Dai, è il trovate minimo. In descrizione chiaramente tutti i dati. Io non vi regalo un cazzo, ve lo dico. A questo punto, signori, ci vediamo in un prossimo video. Andiamo su e poi avanti. Così si ribalta il camioncino dietro di noi. No, no. Adesso non fare così, però. No, no. Porco boy, No, basta, basta. Vai. Io non so cosa dirvi. Ci vediamo in un... Presto, aspetta che mi agito. Ci vediamo in un prossimo video.